Buongiorno ragazzi, ricordo che un po' di tempo fa al buon Romeo gli chiesi: Romeo, ma che giornalisti stimi tu? Qual è il giornalista, uno dei più che stimi in assoluto nell'ambito Juventus? E lui mi rispose Gianni Balzarini, disse che era una persona molto disponibile, una persona molto brava nel suo lavoro, che i suoi servizi che andavano lì su Mediaset, su Studio Sport, erano veramente fatti a opera d'arte. E quindi insomma lo stimava, c'era stima non solo nei confronti del professionista ma anche dell'uomo. Io confermo dal poco che ho visto, insomma, queste parole, belle parole di Romeo Agresti nei confronti di Gianni Balzarini, persona veramente disponibilissima. Abbiamo fatto una meravigliosa chiacchierata sul momento attuale della Juventus. Signori, vi lascio il link sotto del suo canale, dei social di Gianni, trovate anche il tag nel titolo, per cui a fine video, tac, andate da lui perché poi stasera uscirà una seconda parte di questa chiacchierata. Mi raccomando, iscrivetevi a entrambi i canali e basta, buona visione. Ecco qua, sono con Gianni Balzarini. Ciao Gianni. Ciao, ciao. Beh, diciamo che stiamo vivendo noi Juventini un momento abbastanza drammatico, di incertezza totale su tantissimi aspetti, sia sul piano dei risultati, su questa stagione che è da finire, ma anche per queste basi che dobbiamo gettare sul futuro di questa Juventus. Io ti chiedo, a livello giornalistico, tu che hai vissuto la Juventus più e più anni, questi momenti in genere la Juventus come li affronta? Fa quadrato, fa cerchio, cerca di risolvere la situazione cercando delle... Vedi che c'è questo piglio qua da parte del gruppo o vedi un gruppo molto più disgregato rispetto al passato? Ma allora, innanzitutto quando cade un gigante fa molto rumore, no? Quindi è chiaro che tutto quello che riguarda la Juventus viene notevolmente amplificato, anche perché una squadra, una società abituata a vincere tanto, quando non vince già fa notizia, figuriamoci. Poi, essendo l'Italia divisa sostanzialmente in due, tra juventini e anti-juventini, e poi con sotto indicazioni sulle loro squadre di appartenenza, diciamo così, è chiaro che fa molto più rumore, ovvio. Ma sai, io ho vissuto giornalisticamente parlando, la crisi vabbè, a parte la Serie B, insomma, ma la crisi post risalita in Serie A, ci sono alcuni punti di analogia con quella di quest'anno. Diciamo che allora c'era una società un po' meno, un po', diciamo, più debole di questa, nel senso che era una società che non aveva esperienza di campo in questo senso. Ricordo il presidente Bolle Gigli, Bravo. Blanc, eccetera. Non avevano l'esperienza per fronteggiare questo tipo di situazioni, anche se avevano fatto un'opera grandiosa di ricostruzione di questa squadra. Qui c'è la famiglia Agnelli a gestire la situazione, quindi le differenze indubbiamente ci sono. Qui c'è più esperienza, c'è un'esposizione anche a livello e un coinvolgimento a livello personale, familiare ovviamente, in tutta questa situazione. Quanto al fare quadrato, allora la Juve di allora andò a disgregarsi, nonostante i vari tentativi di cambi di panchina, Ferrara, Zaccheroni, prima ancora Ranieri, poi Del Neri, con l'ultimo dei due settimi posti conseguiti. In questo caso c'è una differenza sostanziale, c'è una classifica che ancora permette l'accesso alla Champions, c'è una Coppa Italia da giocare e c'è una Supercoppa conquistata. C'è uno scudetto che sì, verrà vinto meritatamente dall'Inter, ma anche perché con grande demerito la Juve l'ha buttato via in partite, in risultati assurdi, impronosticabili, insensati e con atteggiamenti veramente a volte deprecabili. Questa è la differenza, ci sono degli stimoli. Se la Juve non si compatta adesso di fronte a stimoli evidenti, allora è giusto che non raggiunga nessuno dei due restanti obiettivi. Però vedo appunto questa differenza, questa possibilità, più che un compattarsi, questa possibilità di compattarsi per un obiettivo, o meglio, due obiettivi da conseguire. Io ho una preoccupazione e chiedo se il lato tuo è riscontrabile, ovvero il fatto che ci sia tutta questa incertezza nel futuro di Dybala, nel futuro di Chiellini, nel futuro dell'allenatore, nel futuro di Ronaldo. Cioè, questa incertezza
non crea inconsciamente magari un po' di menefreghismo, nel senso un po' di lassismo, non c'è mordente. L'ho detto nel mio ultimo video sul mio canale, il rischio è questo, che qualcuno possa mollare, o che lo abbia già fatto, inconsciamente, perché professionalmente è un comportamento negativo, umanamente non è positivo, ma è giustificabile, è comprensibile. Se sai che l'anno prossimo non giochi più in questa squadra, se sai che l'anno prossimo non giocherai la Champions League perché te ne vai via di qua e ti cerca una squadra che non la giocherà, insomma, se sai di non essere confermato, subentra il chi me lo fa fare, è chiaro. Qui sta la bravura di una società, di un allenatore, cercare di ottenere da tutte queste persone il minimo indispensabile. Tu hai citato Cristiano Ronaldo. Io credo che lui abbia, però, a differenza di molti altri, un amor proprio che, se vogliamo, è sconfina nell'egoismo, ma che può essere a sua volta utile, naturalmente, per un collettivo, una squadra, eccetera. Io credo che lui, l'onta di non conquistare un posto in Champions League, non se la perdonerebbe mai. E quindi mi aspetto da lui adesso 5 partite, anche diverse rispetto alle ultime. Non dimentichiamo che poteva risolvere la partita di Firenze con quel colpo di testa mancato di 1 mm, episodio che si era già verificato col Napoli, ma poi aveva rimediato 4-5 minuti dopo. Vuol dire che anche lui forse non è completamente sgombro da pensieri. Può anche essere che alla sua età un minimo di reattività, un frame in meno di reattività lo abbia accumulato in tutta questa situazione, però ecco, lui ha sempre l'occasione per fare gol e più di una. E siccome nella vita di un attaccante ci sono i momenti in cui tutto ti gira e dei momenti in cui niente ti gira, il suo niente ti gira dura ormai da 3 partite e mi sembrano già tante. Guarda, oggi andrà in onda un servizio che ho realizzato a Sport Mediaset, cervellotico finché vuoi, però se lui non segna entro i 12 minuti iniziali di Udinese-Juventus, mette assieme il record negativo di assenza da gol nel campionato italiano, tra un gol e l'altro. Sarebbero 360 minuti, hai Che capito? nulla, su quattro partite, Sì, cioè. tu pensa quale sarebbe il record. Adesso lui ha 347 minuti senza segnare, dal gol col Napoli ad adesso. E lui è fatto apposta di solito proprio per spazzare via queste possibilità di record negativi. Quindi mi aspetto da lui 5 partite all'altezza, sicuramente. Sempre parlando di Ronaldo, sul suo futuro, secondo te c'è margine per la sua permanenza o credi che comunque andrà via dalla Juventus? Ora, al di là delle notizie giornalistiche, che secondo me adesso è impossibile captare il quadro chiaro, però a tua sensazione, parliamo di sensazione. Ma guarda, è un argomento difficile perché lui ha sempre deciso personalmente quello che vuole fare. Questa volta però, secondo me, si trova di fronte ad una situazione un pochino più grande di lui, forse per la prima volta in vita sua. Cioè il fatto di essere prigioniero di un ingaggio e di un contratto che difficilmente potrebbe trovare da altre parti. E non so quanto lui sia eventualmente disposto a venire incontro alle richieste di una società che gli proponesse un ingaggio inferiore ai 31 milioni netti. Quindi, o trova veramente qualcuno disposto, oppure credo che rimarrà. Certo, ecco, attenzione, molto dipende anche dall'esito di questa stagione, perché se la Juventus dovesse giocare l'Europa League, allora credo che in questo caso il sommo proprio rimarrebbe sulla questione economica e credo che andrebbe a cercarsi una sistemazione in Champions a quel costo di guadagnare meno, altrimenti resta. Signori, questo è tutto, vi lascio poi alla seconda parte del video di Gianni, di questa chiacchierata meravigliosa. Ciao a tutti e sempre fino alla fine. Forza Juve, ci sarà un altro video nel pomeriggio e poi post gara di Manchester United, Roma, semifinale di Europa League. Un abbraccio a voi.